Bentornato maestro, come va? Ben trovato. Ben trovato a lei, tutto bene? Tutto bene, grazie. È un po' che non la vedevo, eh? È praticamente un anno. Ma come andò con l'anno scorso con quella ragazza? No, andò tanto bene. Piacere, Antonio. Veronica. L'ultima volta non è andata molto bene. Quando l'ho vista entrare, dal mio scarso vedere, da quello che ho captato, lì vedevo dei movimenti strani quando eravamo ancora all'aperitivo, però ho detto vabbè, si deve ancora sbloccare. Io cerco di farla parlare, faccio domande. Quali sono i tuoi hobby? Non è che sono dalla Digos che vuole sapere tutto della sua vita, però dovevamo passare pure una serata. Ti vedo un po' timida, non lo so perché. Forse sono stato antipatico io già dall'inizio, non lo so. Quando mi sono rivisto in TV con tutto lo schermo grande e tutta la cosa, allora lì ho capito che proprio non mi si può dire cacava di pezza. Che poi io vedendola bene in TV non mi sembrava tutta sta Claudia Schiffer. Quest'anno è senza strumento o sbaglio? Sì, quest'anno sono senza strumento perché ho deciso di dare più carta al mio carattere. Ho deciso di non suonare al fine pasto perché non voglio che si ripeta la situazione dell'anno scorso. Buonasera. Ben arrivata. Grazie. Benvenuta. Io sono Alessandro Il Meda. Anna. Salve. Mi chiamo Anna, ho 26 anni, vengo da Torino, faccio la babysitter occasionale. Allora, la stanno aspettando al bar, quindi lei mi segua e venga con me. Grazie. Prego. Sono single da sempre, magari non so se per la mia timidezza non sono mai riuscita a parlare con un ragazzo. Magari sarà arrivato il momento giusto per trovare il famoso principe azzurro. Ciao, Anna. Ciao, Antonio. Piacere. Di dove sei? Di Torino, tu? Provincia di Foggia. Ah, foggiano. Ho capito. Non è sì, comunque. Se io trovo un sentimento simile a quello che ho provato l'altra volta, allora. Non credo di. Ti dico la verità, non credo di poter arrivare fino alla fine della cena, Cioè, lo so che tu ti trovi un po' in imbarazzo perché volevi trovare una donna. No, ma... No. Ti devi accontentare, No, non ti preoccupare, anche io... Cioè, penso che anche tu ti trovassi una un po' più magra e alta. No, beh, me, cioè io come vedi sono di buona forchetta. purtroppo pure io. Magari saremo due imperfetti, però anche quello potrebbe andare bene lo stesso, ecco. Eccomi, è andato bene l'aperitivo? Sì, grazie, sì. Tutto bene. Allora, il tavolo è pronto, vi accompagno. Grazie mille. Prego, prego. L'amore è una cosa talmente difficile da spiegare. È una legge complessa dove l'unica regola è che non ci sono regole. Per me. Invece io purtroppo non ho mai avuto esperienze. Non so se per la mia timidezza o per la malformazione o non lo so, forse un insieme di cose che non... Non sono mai riuscita magari a stare tu per tu con un ragazzo. Mi piacerebbe trovare la mia fatidica anima gemella, perché mi piacerebbe capire che cos'è l'amore.